Allora, ciao ragazze, ecco un video sui nuovi acquisti dell'anno che dovrò testare, ma di cui comunque sono quasi sicura della resa e voglio condividere con voi qualche scoperta e qualche conferma. Allora, ho comprato. Sicuramente questa è una conferma. A pochi euro dal un rivenditore indiano, l'olio di cocco puro. Allora, questo l'ho pagato tipo 1,50 € ed è 250 ml. Ragazze, è fantastico come struccante, è fantastico come preimpacco per i capelli. Io ne metto un po', ad esempio quando vado in palestra metto l'olio sulla coda, sulle lunghezze. Dopo, quando vado a farmi la doccia e mi lavo i capelli sono molto più corposi e più vaporosi, quindi hanno più volume e consistenza. Come ho fatto per toglierlo, che vedete che solidifica a 20 gradi, su per giù? Allora, un po' al microonde, si scioglie in 30 secondi e l'ho messo in un vasetto che avevo, in un barattolo, e lo tengo lì sulla dispensa del bagno, ne prendo un po' quando mi devo struccare, lo faccio sciogliere tra le mani, lo passo per il viso e niente, il trucco viene completamente via. Poi devo detergere il viso e tutto quanto, poi vi farò anche la mia routine per struccare il viso, però intanto olio di cocco, conferma, comprato. Ho comprato l'acqua micellare della L'Oreal, ne hanno parlato troppo bene qua sul tubo, e io sto usando l'acqua micellare della Sobioetique, con la quale mi sto trovando bene, però finita, siccome sta per finire, proverò questa e vi farò sapere. Ho comprato il tonico che ho finito, se avete visto il video precedente, della Sobioetique, e ho comprato questo qua dell'S Lunga viso. Ho comprato, cioè in realtà non l'ho comprato, ma mi è stato regalato da mia madre, il mitico, il profumo per eccellenza, lo Chanel numero 5. Non c'è niente da fare, sarà per tradizione, perché lo indossava Marilyn Monroe, ma bastano veramente due gocce per sentirsi belle. Dice, a posto, questo ho fatto, posso uscire e sarò affascinante per tutti, uomini, donne e bambini. Chissà se è solo soggezione o impressione, ma comunque è così. Ho comprato, queste già le avevo comprate, ho finito quelle, sempre se avete visto il video precedente lo sapete, della Beauty Line dell'Eurospin. Ora ho comprato queste strap crystal per il viso, anche queste sono buone, ma io preferisco quelle dell'Eurospin. Comunque è un nuovo acquisto, quindi ve lo faccio vedere. Poi ho comprato, sempre in termini di beauty naturale, oltre l'olio di cocco, dall'indianino, ho comprato la farina di cocco, perché è uno scrub naturale delicatissimo da mettere per il viso e per il corpo, e sfolia benissimo, si aggiunge con un po' di miele, un po' d'acqua, e in questo modo diventa sia emolliente, idratante e scrubbante, quindi ottimo. Ho comprato, e questo però non l'ho mai provato, ma ne ho sentito parlare, il fieno greco, anche questo pochi euro. Allora, il fieno greco dovrebbe dare volume, però io non l'ho provato in polvere, l'ho trovato così in semini, quindi magari vorrei provare a tritarlo, renderlo io polvere e poi fare questo impacco per i capelli, boh, vedremo. Ho comprato la curcuma perché schiarisce i capelli e dovrebbe essere anche illuminante, non lo so, troverò sicuramente un utilizzo garantito, se no lo uso in cucina, curcuma. Poi ho comprato con i santi della Ghico, e una di queste è una scoperta sensazionale. Allora, la spazzolina della Ghico. Allora, io, il mio sogno è la Clarisonic 2 e tutto, però ovviamente costa un pochino,
quindi aspettiamo magari un periodo futuro un po' più florido. Adesso sto in fase di spese varie, quindi no, però ho comprato questa della Kiko. Ragazzi, è fantastica, ogni mattina metto un po' di gel detergente e lo roteo sul viso, è fantastico. Subito dal primo utilizzo la pelle è più liscia, compatta, pulitissima, quindi ottimo. Ho comprato 3D Lifting Mask della Kiko. Quindi una maschera viso liftante, l'ho utilizzata solo 2 volte, effettivamente lì per lì sento il viso un po' più liftato. Ora la resa nel lungo andare non lo so, però questa l'ho comprata. Ho anche i prezzi di tutto. Allora, questo è mio marito in sottofondo. E allora, la face brush 5,90 euro, la maschera l'ho comprata a 5,90 euro, quindi scatoline. Ho comprato, allora, ho comprato della Kiko Color Up Long Lasting Eyeshadow Umbrella. Questa è della ultima collezione, non mi ricordo che collezione. Va bene, comunque questo qua è il numero 08, matita ombretto. La metto come base, la metto come illuminante, metto sia come base ombretto sia l'arco di Cupido per dare luminosità, o prima del fondotinta facendo un triangolo sotto l'occhio. Ho comprato la Suntus matita occhi, che crayon, io vabbè, 01, comunque eccola qua. Allora, matita occhi, e questa l'ho pagata, la Suntus 5,60, e questo 5,90, matita doppia, e questa è la numero 106. Qua è illuminante, questo è il nero, che non è sempre opaco, non è opaco, ma ci sono i brillantini. Questa l'ho pagata 4,90. E poi, sempre perché seguo sul tubo, ho comprato queste due cose che non sapevo l'esistenza. Allora, sapevo l'esistenza del top coat, ma non della base coat, quindi prima di mettere lo smalto bisognerebbe mettere sempre una base. Da adesso lo farò, perché le unghie mi si sono completamente rovinate con lo smalto semipermanente. Ora stiamo al 12 gennaio, va bene? Io avevo cominciato a mettere e non l'ho più levato dal 2 agosto scorso, quindi in questi pochi mesi mi ha rovinato le unghie e quindi niente. Non farà più parte della mia nail care, ne faranno parte invece questo della Kiko, quindi il top coat, e questo che è il base. Questo in realtà fa tre cose, perché fortifica, fortifying, fast dry, base coat, top coat, 3 in 1, ma io la utilizzerò come base. Questi li ho pagati 3,90 e 4,90, quindi 3,90 quel top coat e quell'altro 4,90. Allora, per il momento basta con gli acquisti e niente. Ci rivediamo alla prossima con qualche altra idea e qualche altra condivisione. Ciao ragazzi.